So che c'è un cane da queste parti, ne sento l'odore, lo sento. I cani sono furbi. Oh, proprio lì! È stato facile, sei mio! Trappola attivata, e adesso aspetto. Ah, una bella manicure. Cos'è questo rumore? Oh no, è terribile! Ah, ora ti ho preso! Bussa via, mosca! Com'è fastidiosa! È la mia occasione, devo essere veloce. Tu vieni con me. Ciao, sparisci! Oh, dove è finito il cane? È sparito. Aspetta, torna qui! Smettila, mi gira la testa! Oh, cado! Un aiutino? Addio! Benvenuta nella tua nuova casa, ti darò un posticino comodo. Ti piace questa sedia? Ah, forse no. Qui? No, non c'è spazio. Forse qui sopra? No, sto perdendo la pazienza. Oh, che facciamo? Ah, per terra, era così ovvio. Cosa? No! Scendi da lì! È la mia giacca preferita! Oh, tutta piena di peli di cane, non è un bel vedere. Aspetta, dimenticavo quel cartone. Forse posso usarlo? Sì, ho una grande idea! Al lavoro! Dovrò apportare alcune modifiche. Wow, una cuccia! Ma serve una mano di vernice e userò il rosa naturalmente, il mio colore preferito. Lo spennellerò sul cartone, verrà qualcosa di fantastico. Non basta, serve un piano in più. Ora è fantastica, ma non è finita. Wow, la casa dei miei sogni! Ora devo decorarla. Questi fiori le daranno vivacità. Li fisserò alle finestre, li ho colti freschi freschi oggi. Aggiungono un tocco di colore. Ho tanti pezzettini di cartone qui. Ho dipinto un lato di bianco. Applico la colla sul retro, dovrebbe bastare. Adesso l'attacco al cartone. Wow, questa non è una cuccia, è una reggia per cani. Guarda queste foglie, mi fanno venire un'idea. È come l'edera, è un dettaglio in più. Metterò delle piante sulla soglia adesso. Ho pensato anche a un'altra cosa. Ecco, un ponte levatoio, ci vuole anche il giardino. Ora puoi prendere un po' di sole. Ti ho fatto anche un cartello, che ne pensi? È proprio speciale, vero? Ah, sarai davvero felice, qui ti meriti il meglio. Sono un po' gelosa, io non ho un castello. Spero che ti piaccia, è la parte migliore, che la giacca è salva. Devo spazzolarla, ma non ci vorrà molto. Resta a casa tua. Cucciola! Ehi, da questa parte! Ma che le prende? Bella giornata per passeggiare! Oh, che cos'è? Oh, sono stato io? Devo riscaldarmi gli zoccoli! Sei il cane più bello, ti accarezzerei tutto il giorno! Fa così freddo! Sto tremando! Brrr, non sento le braccia! Mi metterò la giacca! Devo stare al caldo! Così va meglio. Ma Ivy è ancora freddo. Non va bene. Aspetta, cos'è? Togliti, cavallo, prendo il soffice calzino. Bravo, cavallo. Potrebbe essere utile. È super elastico. Ed è caldo. Dammi solo un momento. Mi serviranno le forbici. Comincio tagliando il calzino a metà. Lo taglio appena sopra la caviglia. Poi mi serve del tessuto rosa. Lo taglio a forma di cerchio e metto il calzino al centro. Poi li cucirò insieme. Sarà un bel vestito! E soprattutto sarà caldo! Indossiamolo, l'ho fatta apposta per te! È all'ultima moda, lo indossano a Parigi! Ci sono anche gli accessori! Oh, sarai adorabile con il cappello! Hai un aspetto fantastico, ti dona davvero! Sei così chic! Il cane più affascinante che c'è! Eh? Un attimo! L'aria condizionata è accesa! Beh, basta spegnerla! È stato così facile! Ma che succede? Che stai facendo lì? Hai acceso l'aria condizionata? Incredibile! Ma almeno tu hai un bel vestito! Si fa merenda! Spero ti piacciono i cereali! Dai, mangiali! Qualcuno ha detto snack? Gnam gnam gnam! Ehi signora, lo vedi questo?
Cosa? No! Non mangiarli, non sono per te! Basta, molla i cereali! Tu hai il tuo cibo! Vedi? Eccolo qui! Non è molto appetitoso, lo so! Devo rimediare! E ho quello che fa per te! Serve del tonno in scatola! Apro la lattina, prendo un contenitore e verso il pesce! Anche il liquido, eh! Questo ti piacerà di sicuro! Ora la parte successiva! Prendo un pezzo di carta, mettici la zampa, è come firmare un autografo! Faccio degli stampi a forma di zampa, sto per creare qualcosa di speciale! Metto un collino sopra gli stampi, verso il liquido attraverso il setaccio, così, e faccio lo stesso con gli altri! Poi aggiungo un po' di pesce e dei bastoncini su ogni parte! Li congelo per un'ora e guarda qui, ghiaccioli per cani! Saranno deliziosi! Guarda che cos'ho! Ti va di assaggiarli? Ecco qui! Sì, perfetto! Dai una leccata, è molto meglio del normale cibo per cani! Lo sapevo, ti piace! Ce ne sono anche altri! Wow, non ti fermi più! Devi amare i ghiaccioli! Forse ne assaggerò uno! Oh, ripensandoci, lasciamo perdere! Ho sempre molta cura dei miei capelli, 100 spazzolate per lato! Che c'è, cavallino? Vuoi che ti spazzoli la criniera? No problem! Wow, sei bellissimo! Avrai un aspetto favoloso! Ecco qui! Aspetta! Lo vedi, quello? Una spazzolata anche a Ivy, dovremmo proprio andare dal parrucchiere! Per adesso questo dovrà bastare! Oh, la spazzola si è bloccata, non si muove più! Se le do uno strattone... No, non si stacca! So cosa fare! Userò questo pratico gadget, così risolverò tutto! Fidati di me, avrai un bell'aspetto e ti sentirai bene! È un massaggio per cani! Rilassati e basta, va tutto bene! Ora tiriamo fuori la spazzola! Ah, mi spiace, non lo farò mai più! Ci limiteremo ai gadget, almeno ti calmano! Dovremmo fare una giornata alla spa, ti piacerebbe? Aspetta, dove vai? Forse Ivy era troppo rilassata e tu, cavallino, ti va un massaggio? Bello, vero? Almeno qualcuno l'apprezza. Oh, devi essere teso! Wow, il libro si legge tutto d'un fiato! Non riesco a posarlo! Cosa hai detto, cavallino? Ivy è triste, davvero! Oh no! Che cos'hai? Dimmelo! Oh, non capisco! Qual è il problema? Quale? È il compleanno di Ivy! L'avevo dimenticato! Devo farmi perdonare, mettiti il cappellino e copriti gli occhi! Ho qualcosa per te! Sorpresa! Non può mancare la candelina! La metto nella torta e adesso l'accendiamo! Esprimi un desiderio! Che emozione! Siete pronti? Via! Woohoo! Evviva! Mangia la torta, Ivy! Cavallo l'ha fatta per te, credo che le piaccia. Come ti senti? Ah, va molto meglio. Sì, hai ragione, ok, ci vediamo dopo, ciao ciao! Armani, stai ansimando! Hai caldo? Oh, accidenti, vai a fuoco! Il mio piccolino è malato, devo chiamare aiuto! Pronto? Sì, il mio piccolo Armani è malato! Salve, signorina Betty, ho sentito che il suo cane Armani potrebbe essere malato. Fammi dare un'occhiata più da vicino. Vieni qui, Armani. Ora sdraiati. Bravo, cagnolino. Devo solo allungare un po' le dita. Va bene, Armani, perché non mi dici cosa ti affligge? Oh, no, 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 accidenti, cos'ha che non va? Beh, le sue orecchie sono pulite e anche flosce. Le orecchie flosce non sono solo le migliori, ma vediamo. Ok, ha una pancia molto bella, perfetta da strofinare. Va bene, fammi controllare i polmoni e il cuore con il mio stetoscopio. Oh, diamine, è davvero così grave? Qui niente, nemmeno qui. Aspetta, c'è qualcosa. Scusami, Armani, lascia che ti strofini e massaggi un po' la pancia. Ok, rimani fermo, Armani. Ho ancora del lavoro da fare. Dovrò flettere la tua zampa posteriore per alleviare la pressione. Oh, creepy, sembra una cosa seria. Dai, Armani, puoi farcela. Credo in te. Ah! Oh, oh santo cielo, che schifo! È tutto sulla mia faccia! Ecco qua, ecco il pagamento per il suo tempo e il suo lavoro. Grazie, Armani, non voglio vederti più. Accidenti! Oh, Armani, sono felice di sapere che stai meglio. Sei il bravo cane della mamma, sì, proprio tu! Ancora qualche pennellata qui.
Oh, oh no! Ora c'è della vernice sulla coda di Armani, devo fare qualcosa! Sì, signorina Betty? Oh, caspita, certo! Forza, Armani, devi lavarti! Oh, troppi chihuahua! Salve! Abbiamo un'emergenza, Armani ha della vernice rosa sulla coda! Oh cielo, che bel cagnolino che sei! Guarda che faccia! Va bene, Armani, entriamo nella piscina, dobbiamo trovare una soluzione! Che bravo che sei! Perbacco, ma non funziona! Hai ragione, proviamo col tubo, penso che ci aiuterà! Eccoci, e guarda come si comporta bene da bagnato! Ok, basta acqua, iniziamo a mettere lo shampoo! E dobbiamo anche massaggiargli le zampe! Bravo, Armani, scuoti via tutto lo sporco e l'acqua! È ora di tirare fuori l'asciugamano, dobbiamo asciugarlo per bene! Eccoci, ti piace, vero? Niente più pelo bagnato! Asciugagli il muso, così posso usare il massaggiatore sulle sue guance, sì, proprio così! Ti piace, Armani? Rilassati e lascia che ti massaggi! Ora ti farò anche un massaggio al collo, devi essere tutto teso dopo aver indossato quel collare, assicurati di fare anche la parte posteriore delle zampe, e ora ti limerò anche le unghie! Armani tesoro, la mamma è qui per portarti a casa! Che cosa? Cos'è tutto questo? Non va affatto bene! Oh, sul serio, mi dispiace! Armani è un nobile e come tale dovrebbe essere trattato! Sì, signorina! Oh, ora va molto meglio! Un papillon e una corona d'oro, proprio quello che si merita! Andiamo, Armani, la mamma ha cose da fare! Phew, che paura! Una piccola pennellata qui! Sto davvero catturando la tua bellezza interiore, tesoro! Meraviglioso! Ciao, caro! Dai un abbraccio alla mamma! Finalmente il mio capolavoro è completo! Tesoro, ti piace? È il tuo lavoro migliore finora! Dovrebbe essere in una galleria! Che ne pensi, tesoro? No? Preferisci gli acquarelli? Mi dispiace, tesoro! È un critico così duro! Ups! Oh, guarda che ho fatto! Ho fatto del mio meglio, è così scioccante! Vai giù, tesoro! Tranquillo, caro, puoi sempre acquistare dell'arte! Hai ragione, voglio dire, sono ricco! Ma guarda! Tesoro, sei un genio! È sbalorditivo! Basta guardarlo, lui è il talento naturale! L'idea del bianco e nero è semplicemente perfetto! Ah, oh, è davvero meraviglioso! Mi tocca nel profondo! Accidenti! Oh, ciao! Tesoro! Mua, mua. Oh, tesoro, è davvero stupendo! Ti mettiamo qui comodo! È il momento delle coccole! Ne avevo proprio bisogno! Ah, mi fai il solletico! Quanto mi piace la manichina! Adoro questo stile, sto troppo bene! L'ultima moda direttamente da Parigi! Oh, sei bellissimo! La mamma ti ama così tanto! L'ho fatto ancora una volta! Ah, te li sei guadagnati! Controllerò solo che ci sia tutto! Tesoro, manca qualcosina! Amo il mio lavoro! Ciao! Stiamo uscendo adesso dal centro estetico. Pranzo, mi sembra meraviglioso! Tesoro! Cucciolo, torna qui! Oh, dove è andato, tesoro? Oh no! Tesoro, esci da lì! Stai rovinando il tuo look! Oh, che schifo! Mi sono appena fatta le unghie! Che schifo! Vieni qui! La tua bella pelliccia è ricoperta di spazzatura! Questo è il motivo per cui assumo persone per fare queste cose! Ok, è ora di divertirsi! Puoi andare a prendere questo osso? Pronto? Va a prenderlo! Non di nuovo, ne abbiamo già parlato! Lo so! Ha chiamato, signora? Oh, bene, sei qui. Ho bisogno che tu prenda quest'osso. Sto cercando di addestrare tesoro. Va a prenderlo. Vedi, tesoro, è così che si fa. Preso, signora. Va bene così. Dallo a tesoro. Bravo, ragazzo.
Vuoi provare anche tu? Ok, proviamo di nuovo. Ecco a te, tesoro. Tocca a te. In arrivo, signore. Ecco a lei, signore. Va bene così, signore? È soddisfacente? Sto facendo del mio meglio, signore. Sono così orgogliosa di te, tesoro. E di te. Mi piace, grazie, signore. Ciao, ragazzi, ho pensato di andare online per condividere questo splendido look. La la la, tesoro, sei così carino. Oh, guardate. Sei il miglior cane di sempre, oh, wow! Oh, quanti mi piace! Aspetta, che sta succedendo? Potrei baciarti tutto il giorno, sei così morbido e soffice. Ho capito, mi è venuta un'idea. Wow, è fantastico! Siamo famosi! Intendo, tesoro, tu sei famoso. Ho sempre voluto essere una pop star. Ti amano tutti, tesoro. Sei il miglior cane di sempre. E avremo anche il 10% su tutte le vendite. Stiamo facendo così tanti soldi. Meglio dare una sistemata al mio sensore. Oh, che inquadratura perfetta! Resta ferma così. Abbiamo una regola. Nessun animale può entrare. Sto solo scattando foto. Posso farne una a te? Oh sì, perfetta, bellissima! Una posa più bella dell'altra. Dovresti fare proprio la fotomodella, sai? Che ne dici di mettere via il sensore? Ecco, vedi, è molto meglio. Wow, stupenda, sei venuta benissimo! Dici davvero, oddio, passa pure! Un attimo, dov'è il mio sensore? L'ho fatta franca, pare proprio di sì! Esci pure fuori, Gilly! Finalmente fuori da qui! Chi è il mio bravo giochino? Sei il più carino! Ma è una lucertola? No, non fa per me, grazie! Non star là ad ascoltare, Gilly, sei bellissimo. Eccoti qui, mettiti pure comodo. Gilly, Gilly, dove ti sei cacciato? Gilly! Forse dovrei rifarmi la manicure. No. Ma cosa? Oh! Però che noia questo lavoro certe volte. Oh, arriva qualcuno. Accidenti, che pettinatura spettacolare! Chissà quanto ci hai messo dal parrucchiere? Ah, dimenticavo, qui non entrano animali, devo controllarti. Avrai mica qualcosa nascosto lì? Non so, non so, mi suona sospetto. A quanto pare sei pulita, vai! Quei capelli comunque erano strani forti. Chissà se potrei mai farmeli così. Mi sa proprio che l'ho fatta franca. Eccoci qui! Vieni da mamma, caro ovetto! Wow, sembra che tu stia per schiuderti! Non vedo l'ora di vedere che cosa succede! Straordinario! Un cucciolo di drago! Adorabile! Oh no! Attenzione! Correte, mettetevi in salvo! Sarà meglio anche per te! Ah, forza! Te la vedrai con me! Sapete una cosa? Dovrebbero pagarmi di più. Forza, Teo, andiamo a procurarti del cibo. Aspetta, tu alto là, torna indietro. Dove credi di andare? Qui gli animali non possono entrare. Ma come, neanche un carinissimo gattino? Non ci provare, non funziona. Ma che tipo, mi ha anche fatto la linguaccia. Mi sa che devo fare la spesa. Hai un animale con te? Nascondi qualcosa di peloso, piumoso, squamoso? Stai nascondendo qualcosa sotto il cappello! Ah, un serpente! Oh no, grazie! I serpenti di certo non possono entrare qui! Via, tutti e due! Ah, forse potrei... Ma sì!
Oh, che male il mio povero braccio. Sì, come no, secondo te ci casco? Non riuscirai a nascondermi il tuo animaletto. No, per favore, mi fa malissimo. Oh, chiedo scusa. Va bene, entra pure. Accidenti, povera ragazza, chissà che male. Si è cascata in pieno. Vieni fuori, striscetta. Adesso siamo al sicuro. Che bravo serpentello. Ma quello è un serpente? Proprio non mi vanno a genio. Cos'era quel tonfo? Niente. Io ce l'ho fatta. Vieni, principessa Bassetta. Sono riuscita a portarti al cinema. Ah, che bello. Adesso guarderemo il film insieme. No, spiacente. Non sono ammessi animali qui in sala. Ops. Salve, ecco il mio biglietto. Ma che sta facendo? Dorme? Il mio biglietto? Non può entrare con quello. Non sono ammessi animali qui. Ma non è mica un animale. Oh. Wow! Basta un insettino per farlo svenire. Il prossimo! Forza, si va in scena! Salve! E quello sulla testa che cos'è? Fa nulla. Aspetta! L'ho visto muoversi! Che cos'ha lì in testa? Questo è soltanto un cerchietto, vede? Se lo dice lei, va bene. Sì, giusto in tempo. Oh no? Charlotte, dove sei? Ah! C'è un ragno enorme sul pavimento! Oh no, mi ha presa! Aiutatemi, aiuto! Il mio biglietto. Non sapevo che ci lavorasse un ragno qui. Oh no, sta tornando! Ops. Alto là! Spero non abbia portato animali. Io? No, no, assolutamente no! Ottimo, biglietto, prego. Aspetta un attimo. E quella chi è? Non passa certo inosservata. Il mio biglietto! Wow, sembra una dea. È un amazzone. Passa pure se vuoi. Wow, come posso aiutarla? Il mio biglietto. Grazie. Il prossimo. Io? Ma le ho già dato il biglietto. Lo ha distrutto in mille pezzi, vede? Niente biglietto, niente film. Wow, spostati e fa sedere qui quella bella signorina. Ma che maniere! Guarderò il film da sola. Scusa, tiro fuori il mio amichetto. Eccoti, Amleto. Vuoi guardare il film con me? Oh, guarda! Ha un criceto carinissimo. Oh, ciu ciu ciu. Me lo fai tenere? Ma certo, tieni. Quanto è carino e morbido. È proprio un batuffolo. Lo adoro. Wow! Ne hai un altro con te! Mi dai anche quello? No, no, lei resta con me. È la mia preferita. No, voglio anch'io un criceto tutto mio. Sei così soffice e carina.
Ehi, mettiamoli vicini. Due volte più adorabili. È il miglior film di sempre. No, guarda come... Dovremmo farlo. Ha un aspetto inquietante. Dov'è il tuo senso dell'avventura? Hai ragione, andiamo. Ma wow! Guarda tutte queste cose, chi ci viveva? Non lo so, è stato abbandonato per anni. Aspetta, che cos'è? Non ci credo, è un criceto! È blu incandescente! Ah! Ehi, scusa, guarda qui! Cosa, che cos'è? Ah, quella scatola è viva! È un mostro! Non lo so, ma fai attenzione! Ecco! Oh, che cucciolo adorabile! Possiamo tenerlo! Ti chiamerò Daisy! Qui è come un negozio di animali! Ehi, piccoletto, stai bene? Vieni qui, non ti farò del male! Dobbiamo darti un nome! Hai l'aria da stuzzichino! Devi essere spaventato e solo! Cosa sta succedendo? Ehi, dove siamo? Non lo so. Ma ora siamo qui, tutti noi, capito? Siamo una famiglia! Sarà fantastico! Dov'è finito stuzzichino? No, non è qui dentro! Non è abbastanza carino. Niente, non si trova! Non è sotto la sedia! Hai visto stuzzichino? Aspetta un attimo! Aspetta! Cosa? Oh, ci è mancato poco! Pensavo di averti perso! Devo metterti in un posto sicuro! Wow, guarda quell'acquario! Che belli! Idea! Non ho idea di come abbia fatto! Ma non mi lamento! Puoi entrare qui, stuzzichino! Dovrebbe essere a prova di fuga! Mi dispiace per l'odore di pesce, non è molto adatto ai criceti! Devo renderlo più confortevole! So cosa fare! Serve una mano di vernice! Dipingerò le onde sul vetro. Ti piace, stuzzichino? Resta lì, Daisy. Puoi fare un po' di shopping. Questo sito ti piacerà. Le scarpe non sono mai abbastanza. Ricorda, vacci piano con la mia carta di credito. No, non ti tira su il morale. Oh, ok, ti preparo un posto dove dormire. Sarà top. Wow, sarebbe perfetto per un barbecue. Ehi, Daisy, guarda qui. Fai come se fossi a casa tua, che ne pensi? Spero ti piaccia! Lo sapevo! Non preoccuparti, stuzzichino, ho quasi finito! Voglio che sia perfetto, te lo meriti! Ok, ho finito! Wow, Sunny, ottimo lavoro! Grazie, mi piace molto quello che hai fatto con l'acquario! Stai bene lì dentro, stuzzichino? Sembri annoiato, ti serve un po' di intrattenimento! Vuoi guardare un film? No? Sei più un criceto da libro? Ok. Chissà. So cosa fare, devo solo inventarmi qualcosa. Wow, ha funzionato! È un piccolo scivolo per criceti. Ok, so che non c'è acqua. Vai, prova! Wow, che coraggio! Continua così! Ti divertirai un sacco! So che è alto, ma credimi, ti piacerà! Ecco fatto! Non vuoi scendere dallo scivolo? Non ti preoccupare, si può fare molto di più. Wow, davvero temerario! Stai attento, stuzzichino! Sei così coraggioso! Ciao, Sunny! Oh, wow! Ma Daisy non ci starebbe. Forse posso fare qualcosa per lei. Fammi pensare. Ci deve essere qualcosa che posso usare. Cosa c'è qui dentro? Sembra interessante. Ma non è proprio il nostro stile. Avrà bisogno di un rinnovamento. Mettiamoci al lavoro. Per prima cosa mi serve la vernice spray. Naturalmente sto usando il rosso. Sembra già meglio. Sono un artista con la bomboletta spray. Ora abbiamo bisogno di decalcomanie. Wow, fuoco! Che trasformazione! Si abbina alla tua casa. Ok, salta. Dovremmo fare un giro di prova. Tieniti forte, si gira! Che giornata, ho bisogno di un pisolino. Ehi, smettila, mi fai il solletico! Sto cercando di dormire! Non succederà mai! Qual è la grande idea? Smettila! Devi andare a letto! Puoi sognare il formaggio o qualsiasi cosa mangino i criceti! Ecco fatto!
Oh, non ha un bell'aspetto. Bisogna nuotare per raggiungerlo. È meglio che non avvicinarsi a quei denti. Sto scherzando, è un letto. È così morbido e accogliente. Sarai così comodo. E forse riuscirò a dormire un po'. Spero che tu non russi, stuzzichino. Ehi, vuoi abbassare la voce? Stiamo cercando di dormire. Hai mai avuto la sensazione che qualcuno ti stia osservando? Oh, sei tu, Daisy. Non riesci a dormire, eh? Conosco la sensazione. Hai bisogno di stare nel tuo letto. Aspetta, ti aiuto io. Ecco fatto. Ora chiudi gli occhi. Questo è il mio maglione preferito. È coperto di peli di cane. Lo metterò via più tardi. Sono troppo stanca in questo momento. Devo farmi una dormitina. Buonanotte, Daisy. No, Lily, non farlo. Metti giù l'estintore. Aspetta, quello non è un estintore, è un unicorno. Cos'è stato? Cosa stai facendo, Daisy? Hai preso di nuovo il mio maglione. Ah, deve piacerti molto. Non c'è problema, puoi tenerlo, ma prima devo apportare alcune modifiche. Rivolterò il maglione al contrario, poi prendo ago e filo. È ora di esercitarmi nel cucito. Voglio creare una cucitura lungo la parte superiore del maglione e passerò da un braccio all'altro così. Una volta terminato, lo riempio con il ripieno. Questo lo renderà morbidissimo. Voglio riempirlo completamente, un altro po'. Poi farò lo stesso con le braccia. Daisy lo adorerà. Cucirò i polsini una volta pieno. Poi ripiegherò le braccia intorno al maglione. È un'ottima cuccia per cani. Sarà come dormire su una nuvola. Salta su, Daisy. Che invidia. Vorrei che il mio letto fosse così comodo. Ok, dormiamo un po'. Sono esausta dopo tutto questo lavoro. Sogni d'oro. Adoro le patatine. Ehi, non guardarmi così. Cosa c'è? Vuoi una patatina? Questo è cibo per umani. Non farmi gli occhi da cucciolo. Bene, allora ti porterò del cibo, ma le patatine sono mie. Innanzitutto è necessaria una ciotola per il cibo. E so come dovrebbe essere. Indietro, sto per scaldare la situazione. Aspetta, ecco che arriva. Wow, guarda un po'. Questa non è una vecchia ciotola noiosa, è un vulcano. E indovina cos'ho? Riempio la ciotola, avrai fame. È un'eruzione di cibo per cani. Woohoo! Guardala. C'è così tanto. Ti viene la colina in bocca. Che aspetti? Entra! Ricorda di non mangiarlo tutto in una volta. Oh, bravo cagnolino! Sembra buono! Forse dovrei dare qualcosa da mangiare a stuzzichino. Cosa mangiano i criceti? Ordinerò una pizza? No, ho un'idea migliore. Preparerò un banchetto. Avremo bisogno di un posto dove servirlo. Ecco, perfetto! Ora posso riempirli con il vostro cibo. Lo chef ha creato qualcosa di speciale per te. È garantito. Delizierà le tue papille gustative. Buon appetito. Ti piace la mia cucina? Sono così felice. Di solito brucio tutto. C'è dell'altro. Fammi sapere se vuoi un dolce. Ho del gelato delizioso. No, non sei goloso di dolci. Davvero? Non sai che ti perdi. Ma non è un problema. Ehi, ricordati le buone maniere. Non salire sul tavolo. Sai cosa? Fallo. Ho fatto molto di peggio. Che fame che hai. Lo vedi, Sunny? La 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 la. Ti piace, Daisy? Come va, Lily? La vita non è mai stata così bella. Wow, sembra buono, Sunny. Ma wow. Oh, che gentile. Ma non hai ancora visto nulla. Spacchiamo. Oh sì! Continua! Tutto questo ballo mi fa sudare! E ora a solo! È il momento del gran finale! Shalala! Fa molto caldo qui dentro! Potresti aprire una finestra o qualcosa del genere? È come una sauna! Ho bisogno di acqua ghiacciata! Aspetta! Stuzzichino, stai bene? Non preoccuparti, ti calmerò io! Come stai? Meglio? Sì, torno subito. Guarda qui. Questo ti aiuterà a mantenere l'idratazione. È una fontanella personale a misura di criceto. La metto qui. Bevi. Ecco, bravo, piccolo. Mi sento molto meglio. E sembra che Sunny si sia fermata.
È una buona idea. Avrei bisogno di bere anche tu, Daisy. Ok, non abbaiare così. Sto pensando. Aspetta, ci sono! Dammi un secondo. Spero che funzioni. Ci siamo quasi. Wow, è fantastico! Si abbina alla ciotolina. È tutta una questione di estetica. Mamma mia, avevi sete. Sono felice di aver fatto qualcosa. Direi che ci siamo. Ti senti a casa, stuzzichino? Che gioia! Ti meriti solo il meglio. Farei qualsiasi cosa per te. Come va, Daisy? Stai comoda? Certo che sì. Guarda questo tappetino per cani. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. E vai! Dammi un bacio, stuzzichino! Che bel coniglietto! Ma potrebbe essere ancora più carino. Manca poco. Wow, ha funzionato! Come sei bello! Tu verrai con me! Ok, tocca a me. È ora che tu cresca. Ma prima voglio farti luccicare. Wow, sei adorabile! Saremo migliori amici! Andiamo! Questa sarà la tua stanza. È un po' vuota, ma questo cambierà presto. Eh? Che ci fai tu qui? Questa è la stanza del mio coniglio. Non esiste, è nostra. No, non credo proprio. Ho detto no! Non credo che tu capisca. È nostra! Non vuoi proprio cedere, eh? No, non cederò. Allora tu rimani dalla tua parte e io dalla mia. E non osare oltrepassare questa linea. Oh, puoi stare tranquilla, ho di meglio da fare. Da dove iniziamo? Mi serve un po' di ispirazione. Wow, guarda che casette! Vorresti qualcosa di simile? Che ne pensi? No? Sì, beh, non piacciono nemmeno a me. Questa sì che mi piace! L'adoro! E piacerà anche a te! Ho così tante idee! Voglio farti un palazzo reale! Sarà fantastico! E tu sarai così felice! Guarda in quanti sono venuti per vederci! Ma che fa? Deve tornare alla realtà! Ehi! Che cavolo! Mi ero un attimo persa! Andiamo, Coco! Abbiamo molto da fare! Andiamoci da fare! Mi servono prima dei materiali! Oh, com'è pesante! Credo che forse dovrei tipo tagliarlo. Ho i miei attrezzi, ma... Aspetta! Ma Claire che fa? Chi se ne frega? Ho troppo a cui pensare. Per questo lavoretto l'attrezzo perfetto. Il mio dito che spara una luce laser. Un gioco da ragazzi e non ho versato nemmeno una goccia di sudore. Wow, è stato divertente! Che bella sensazione! Martellerò la vite nel legno. Non male, direi. Prendi questo e questo! Ma che succede laggiù? Adesso ci vuole un po' di colore. Ottima idea! E io ne ho tantissimi tra cui scegliere. Ehi, Lulu, vieni qui! Che colore ti piace? Forza, scegliene uno, aiutami! Sì, piace anche a me. Hai dei gusti davvero eccellenti. Ora però dipingiamo. Che bel colore! Ci starà benissimo! Il blu è così rilassante. Userò questo rullo per applicarla. Voglio che lo strato sia del tutto uniforme. Come mi sto divertendo! Wow, metterò queste palline nella casetta! Sta venendo uguale all'immagine! Aggiungerò anche della paglia! E alcune decorazioni! Wow, mi piace! Che bella casetta! E che bella fiamma! Abbiamo quasi fatto! Voglio che sia super accogliente! Manca una sola cosa! Spero ti piaccia! Ci siamo impegnati così tanto! Lulu, sentiti come a casa tua, sembra così confortevole! Sembri così felice, meno male! Mi sto per commuovere! Eh? Ma guarda cosa ha messo! Questa è la migliore casetta di sempre! Sì, beh, farò una scritta anche io! E la metterò qui! Ehi, Claire, guarda adesso! Per favore, non c'è paragone! Lulu, ti piace? Ho qualcosa per te! È un osso! Lo metterò qui! Ehi, Hazel, qualcosa non va! Ho preso un giocattolo per Coco, so che le piacerà! Aspetta! Guarda cosa ho preso io! Lulu si merita solo il meglio, non puoi competere! Lo dici tu! Io ho questo, e ci sono anche delle prelibatezze! A Coco piace sgranocchiare durante il giorno! E pensi che quello sia figo? Guarda questo, è una zampa di gallina gigante! Ma chi se ne frega! Io ho delle carote! I conigli adorano le carote! Lulu, eccoti qui! Questa è per te, Coco, prendila!
Ti riporta la palla! Brava, sei così intelligente! Anche Coco lo sa fare! Guarda! Forza, Coco! Così! Riportamela! Aspetta, dove stai andando? Deve ancora affinare le sue abilità! Non l'ho mai visto! Che buffi! Sì, guarda questa! Ora ti faccio vedere! Aspetta, ma è una ciotola per l'acqua! La voglio pure io! Eccoti, Coco, avrai tanta sete! E qui c'è tantissima acqua! Bravo, coniglietto! Oh, ti piace! Guarda cosa ho io! È una fontanella che si attiva con un tocco! Beh, con una zampa! Wow, funziona! Non è fantastica? Aspetta, ho un'idea! Credo che dovremmo fare uno scherzo a Hazel! Lulu, stanne certa che ti piacerà! Oh no, non funziona! Eh? Claire, che hai? Non funziona più! Quindi? Perché lo dici a me? Che vuoi che io faccia? Mi aiuteresti? No! Per favore, fallo per Lulu! Ah, come vuoi! Non riesco a capire! Non so cosa fare, mi dispiace! Guarda più da vicino! Ah, ok, ma non credo che possa servire a qualcosa! No! Ma fai sul serio! Oh, forse non avrei dovuto! Già! No! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Sei veramente tremenda! Io mi sono divertita! E così ti dai una calmata! Ah, adesso possiamo rilassarci! Lulu, tu che ne pensi? Oh, vuoi le coccole? Nessun problema! Che ne dici di un bacino? Coco, hai fame? Ma cos'è? Non ho mai visto una cosa simile! Vediamola da più vicino! Fiu, che giornata! Dopo tutto quel duro lavoro sono così stanca! Coco, lo sei anche tu? Ma già dormi! Ma cosa sarà? Voglio prendere uno di quei cosi! Prenderò questo! Wow, sono delle planimetrie! È davvero figo! Peccato che non ci capisca niente! Ma Claire che fa? Voglio capire meglio! Ok, credo di sapere cosa fare, ma avrò bisogno del tuo aiuto, Lulu! Sei pronta? Ma cos'è? Sembra interessante! Beh, in realtà non lo è! Aspetta, hai oltrepassato la linea! Spostati! Ma dici sul serio? Sì, vattene! Ora va meglio! Dunque, ma allora che servono quelle planimetrie? Non sono affaracci tuoi! Sai che c'è? Oggi mi sento generosa, prendine una! Te ne prenderò una io! Voglio prenderne una complicata! Ah, le darò questa! Wow, grazie Claire! Buona fortuna ti servirà! Sono troppo maligna! Ehi, non guardarmi in quel modo! Che c'è? Cavoli, ma volete tutti fare i perfettini? Vediamo un po'! Ma cos'è? Non ha alcun senso! Oh, forse se inizio e basta, pian piano ci caperò qualcosa! Beh, tanto vale provare, non sarà poi così difficile! Ok, non male direi! Ah, devo martellare di nuovo delle viti! E infilati! Se solo avessi qualcos'altro da usare! Ma ho quasi finito! Wow, ho realizzato una specie di scatola! Credo che sarà più carina con uno strato di vernice! Proviamo, dai! Aggiungerò dei cuscini per renderla più confortevole! Ah, la tenevo sotto sopra! La metterò qui per terra! Ora mi devo prendere delle misure! Voglio essere precisa! Penso di aver finito! Per prima cosa creerò la struttura! Ora ho un'idea di come verrà! Posso usare questo trapano per fissare i pezzi insieme! Mi piace questo attrezzo! Rende tutto più semplice! Devo togliere la segatura! E ora aggiungerò del tessuto intorno alla struttura! Questo sarà il tetto! Ora aggiungerò un tappeto a terra! Mi piace il risultato! Ma ancora qualche piccolo dettaglio e farò una piccola magia col fuoco! E un nuovo abito sia! È così rosso e comodo! Lo so, sto troppo bene! Proviamo la nostra creazione! Oh, ciao! Ti piace quello che ho realizzato? Che cosa? Ma come? Non è giusto! Ma quello lo hai fatto tu! Quel coso così minuscolo? Oh, almeno ci hai provato! Non mi servono le planimetrie, farò una piccola magia! Mi piace! Com'è confortevole! Eccoti qua, Coco! È il tuo nuovo lettino! Ok! E io che mi sono impegnata così tanto! Ora sono rimasta sola!
Magari se facessi un pisolino. No, sono troppo scomoda. Mi servirebbe un altro po' di questo cuscino. Eh? Claire dorme. È la mia occasione, devo fare piano. Nessuno deve capire che sono stata da questa parte. Ah, dorme come una bimba. E sembra così comoda. Ah, come sto bene. Coco, eccoti una carota appena colta. Non la vuoi? E adesso che facciamo? Ehi, Lulu! Huh? Che c'è? Hai fame? No, oh, mi dispiace. Ok, dammi un attimo. Dovrebbe piacerle. Eccomi! Oh, ma qualcuno mi sta chiamando! Ma dai, è Miles! Pronto? Forza, Coco, è sana e gustosa! Cosa? Non può essere, sei troppo forte! Stasera devo trovare qualcosa da mettere. Spero che mi porti in un luogo costoso. Beh, immagino che Lulu dovrà aspettare un bel po'. Eh? Ma che fai? Aspetta, ora so cosa fare! Aspettami qui! Mi serve un bel bicchiere di carta e poi un pennarello nero. Disegnerò un coniglio. Oh, che carino! Assomiglia a Coco! Farò le guance con un pennarello blu e aggiungerò i baffetti. Anche dall'altra parte. Ora mi serve una gruccia. E altri conigli. Userò uno spago per attaccarli alla gruccia. E ci ho aggiunto anche delle verdurine. Ehi, Coco! Come? Viene anche Lexi? Eh no! Oh, credo di aver bruciato la cena! Mi dispiace, Lulu! Lo so, il coniglio si sta pappando tutto, mi dispiace. Stai tranquilla, Lulu, ci penso io a te. E questa volta non sarà nulla di bruciato, almeno lo spero. Ehi, qualcuno ha ordinato del cibo! Cosa? Immagino sia tuo! Ma chi l'ha ordinato? Buona cena! Immagino sia meglio dei pasti che cucina Claire, almeno Coco sembra felice. Ok, proviamo di nuovo. Cosa? Ma da dove arriva quel cibo secco? Penso che qui c'è lo zampino di una sola persona, tu. Non penso proprio. Ma è venuto uno a consegnare del cibo, ma Lulu aveva il telefono. E io ti aspetti che creda che abbia telefonato Lulu. Chi vuoi prendere in giro, Hazel? Lo sai che sta bruciando la cena, vero? Ci penso io. Ci rinuncio. Ordinerò una pizza. Per me va bene. Ah, il sole è così forte oggi. Potrò abbronzarmi bene. Ma devo rimanere idratato? Sì. Ah. Oh no, hai finito la tua acqua. Ne vuoi un po'? Sono un bravo padrone io. Siamo due amici al sole. L'hai già finita! Se insisti. Meno male che ho portato la bottiglia grande. E adesso? Non può essere! Questo è tutto ciò che mi rimane. O forse no. Ho in mente di fare una cosa straordinaria. Comincio con il legno e metterò del biadesivo qui. Poi attaccherò del legno in questo modo. Quindi lo capovolgerò. E adesso ecco l'acqua. Vedi questo velcro adesivo? Terrà la bottiglia sopra la ciotola. Ecco! Ho quasi dimenticato il tappo. Lascerò che l'acqua scorra. Ti piacerà, cagnolino? Ah, è perfetto per una giornata calda come questa. A te! Wow, conservane un po' per il pesce. Ah no, come vuoi. Non badare a me. Non sono mai stata a uno spettacolo dal vivo. Sta iniziando. Ma com'è carina. E come canta bene. Ma questo significa... Oh oh. Non ci pensare neanche! Ah ah! No, ti prego! Au! Au, au, au! Sta zitto! Ah? Che cosa è stato? Che cosa fa quel cane? Sta rovinando tutto! Ci butteranno fuori!
Adesso basta! Non potrò più mostrare la mia faccia qui. Tutti noi amiamo i nostri amici pelosetti e faremmo di tutto per loro. Quale animale domestico hai? Diccelo nei commenti. Condividi il video con gli amici e iscriviti al canale per altri video divertenti come questo qui.